Buongiorno, io vi ringrazio per essere qui. Sono presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Artelica che ha organizzato questo laboratorio dal basso grazie ad Arti. Obiettivo e scopo principale di questo laboratorio è quello appunto di far confluire al massimo quelle che sono le competenze e il co-working che viene dal basso attraverso la partecipazione tra associazioni, tra cittadini, tra individui, in modo da sviluppare quello che è un marketing territoriale sostenibile legato soprattutto al territorio. Ecco perché abbiamo scelto appunto di invitare il dottor Nardone che ci parlerà appunto di alberghi diffusi. Vi ringrazio per essere qui, vi auguro un buon laboratorio e speriamo di poter collaborare tutti in futuro. Grazie. Sì, buongiorno, io sono Domenico Centrone, sono uno dei referenti dell'iniziativa Laboratori dal Basso, che è per l'appunto un'iniziativa regionale che oggi, diciamo, ci permette di essere qui. Laboratori dal Basso è un'iniziativa voluta da ARTI, quindi l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, e il Programma Regionale per le Politiche Giovanili Bollenti Spiriti, ed è un'iniziativa che ha come obiettivo quello di rafforzare, diciamo, le competenze delle giovani associazioni e microimprese pugliesi. Lo fa come con un approccio totalmente dal basso, quindi l'essenza dell'iniziativa Laboratori dal Basso sta nel suo stesso nome, quindi sono dei veri e propri laboratori, quindi dei percorsi di apprendimento progettati e ideati completamente dal basso, quindi sono direttamente i proponenti, quindi le giovani associazioni, giovani microimprese, a creare e ideare questi percorsi di apprendimento sulla base dei propri fabbisogni. Quindi le giovani realtà pugliesi hanno la possibilità di identificare quali sono le tematiche da approfondire, quali sono i migliori docenti da cui apprendere e anche quali sono le modalità formative, quindi il cosa, il come e da chi apprendere. Quello che noi facciamo come ARTI, quindi come regione, è semplicemente portare qui in Puglia, a casa nostra, questi docenti che possono provenire da qualunque parte del mondo. Ecco. L'iniziativa Laboratori dal Basso si declina in tre azioni: laboratori, le testimonianze e mentoring. Attualmente l'iniziativa Laboratori e testimonianze sono due avvisi conclusi, si stanno realizzando da cioè oggi in questi giorni, fino al 31 di gennaio, tutte le iniziative valutate positivamente. I laboratori, come ho detto, sono dei percorsi di apprendimento più o meno strutturati che possono durare fino a 100 ore. Le testimonianze, invece, sono degli incontri brevi, one shot, con protagonisti del mondo dell'innovazione e dell'imprenditoria. E poi c'è la terza iniziativa, l'iniziativa di mentoring, che sarà attiva anch'essa fino al 31 di gennaio 2015, in cui, diciamo, alle giovani realtà pugliesi viene affiancata una persona senior, quindi un mentore, che mette a beneficio delle giovani associazioni, delle giovani realtà, le proprie esperienze, la propria rete di relazioni. Per ogni informazione su tutte le iniziative attive in programma da qui fino al 31 gennaio vi invito a visitare il sito internet laboratoriodalbasso.it e la nostra pagina Facebook Laboratori dal Basso. Io vi ringrazio, ringrazio i proponenti, ecco, perché se questo laboratorio è possibile è naturalmente grazie alla loro progettualità, quindi al loro, diciamo, desiderio di voler apprendere, quindi hanno creato loro, questo laboratorio. Ringrazio voi per essere presenti e naturalmente anche il docente per aver accettato l'invito. Vi auguro un buon laboratorio e vi ringrazio. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Mi presento, sono Giuseppe Nardone, sono il segretario dell'Associazione Nazionale Alberghi Diffusi. E vi ringrazio per l'invito. E oggi avremo questa mattina una lezione sul discorso dell'albergo diffuso. Che parlerò inizialmente cercare di spiegare che cos'è l'albergo diffuso, poi andrò sulle caratteristiche, su un'analisi SWOT di quella che è la formula ricettiva dell'albergo diffuso, i principi filosofici dell'albergo diffuso e alcuni esempi, alcune strutture associate alla nostra rete. E farò anche un cenno su quella che è l'Associazione Nazionale, su quelli che sono i suoi obiettivi, le sue attività, e poi andremo anche un attimino un piccolo excursus sul fenomeno e il suo boom. Nel pomeriggio invece avremo un laboratorio, proveremo a costruire dei modelli di alberghi diffusi insieme, in base alle vostre provenienze. E ho portato con me quello che è un
una bottiglia di vino che è il vino degli alberghi diffusi, non ce lo beveremo sicuramente, però diciamo sarà il premio del pomeriggio di chi vincerà l'albergo diffuso. Chi farà l'albergo diffuso? Ci sarà la giuria composta, deciderà il vincitore. Questi poi sono alcuni esempi, una nostra guida che abbiamo fatto col Touring Club, più una rassegna stampa internazionale, poi dopo sarà possibile vederla tutti. Allora, iniziamo. Allora, l'albergo diffuso, allora, prima di tutto vorrei chiedere quanti di voi conoscono l'albergo diffuso e sanno di che si tratta. Bene, ok, meno male, se no dovevo andare via, se ero tutti quanti che conosce. Allora, il nostro slogan che abbiamo lanciato, l'associazione è nata nel 2006, il primo raduno di alberghi diffusi in Italia c'è stato nel 2005, a Rimini, nel corso Europa di Rimini. Quindi è un fenomeno, capiamo, abbastanza giovane, sono trascorsi neanche 10 anni. E all'inizio il nostro slogan di partenza era proprio questo, un po' casa e un po' albergo per chi non ama i soggiorni in hotel. Quindi dicevamo, non è un, è sia un po' albergo, perché comunque è un albergo, e comunque c'è anche un discorso di familiarità, quindi della casa. Ma adesso andiamo nello specifico. Allora, nelle slide, questa è la foto che vedete nello sfondo, è le grotte della Civita di Matera, albergo diffuso, e poi nel corso delle varie slide ho pensato di inserire alcuni alberghi diffusi, quindi voi vedrete, qui è Sepino in Molise. Allora, l'albergo diffuso è un albergo, quindi questo è il principio di partenza, quindi deve dare quelli che sono dei servizi alberghieri al turista. Molto spesso anche in segreteria delle telefonate che mi arrivano di informazioni mi chiedono qual è la differenza tra, ma l'albergo diffuso significa anche B&B? Significa come un'affittacamera, come una casa vacanza? No, la distinzione fondamentale è questa, che l'albergo diffuso è un albergo, quindi devi dare quelli che sono dei servizi alberghieri al turista ed è una struttura turistica alberghiera, quindi, mentre B&B, affittacamere, casa vacanze sono tutte strutture turistiche extra alberghiere. Orario di colazione, questa è la colazione che fanno a Scicli, albergo diffuso in Sicilia. Albergo diffuso è diffuso, quindi la seconda parola è diffuso. Significa che è una struttura turistica che si sviluppa in maniera orizzontale e non verticale come i classici alberghi. Quindi, se immaginiamo un paese, un paesino, quello che può essere albergo diffuso, come vedete, i corridoi del paese, immaginate che siano quelli che sono i corridoi di un classico hotel. E composto da un nucleo principale, che fa da cuore dell'albergo diffuso, dove c'è reception, dove c'è l'accoglienza, e poi più unità abitative dove possono essere distribuiti sia quelle che sono delle camere, degli appartamenti, ma anche poi tutte quelle che sono dei servizi alberghieri stessi, un centro spa, piuttosto che un presidio turistico, piuttosto che una palestra, piuttosto che tutto quello che può essere. Immaginate, ci sono dei alberghi diffusi che hanno proprio delle piscine all'interno degli stabili, quindi un albergo dislocato sul territorio. Un'altra cosa importante è che l'albergo diffuso è vero, autentico. Nell'ultimo TTG di Rimini si è svolto un che abbiamo avuto anche l'onore di ospitare il ministro Franceschini, che sposa quello che è il modello dell'albergo diffuso e lo vede come un importante volano di sviluppo del territorio, anche perché l'Italia è formata soprattutto da molti piccoli borghi, oltre che dalle grandi città d'arte. Quindi questo è il vero patrimonio, è uno dei veri patrimoni dell'Italia. E nella tendenza che si ha attualmente economica, dove in Italia si chiudono degli alberghi per fare delle case, non so, qui, com'è la tendenza, come se c'è un settore, se c'è la crisi di un settore alberghiero o no, insomma com'è. Però diciamo in linea di massima in Italia c'è questo fenomeno di un po' della crisi del settore alberghiero classico e che quindi si trasformano spesso degli hotel grandi che sono difficili da gestire, soprattutto in questo momento che i costi fissi aumentano, e allora li fanno piuttosto magari appartamenti o residence. Invece noi, l'albergo diffuso, la tendenza è inversa, cioè si recuperano delle case per fare gli appartamenti. Quindi è un ambiente vero, autentico, l'albergo diffuso non si costruisce ma si recupera. Questa è un'altra cosa molto importante. Ci sono state delle domande di adesione alla nostra associazione di richieste di alberghi diffusi che sono stati creati dal nulla.
Immaginate un colle dove c'era magari è stato fatto proprio un investimento miliardario sul recupero di queste cose. Lì non si ha in presenza di un albergo diffuso perché manca l'elemento, manca l'anima di quel borgo. E poi vedremo dopo in seguito l'importanza di avere una comunità viva. E quindi è fatta dal recupero di quelle che sono le abitazioni. È un sostenibile e compatibile. La foto di prima era locanda senio. Qui siamo a Sextantio, in Abruzzo, e come vedete già in questa foto, la cosa molto importante, molto apprezzabile, è stato proprio il recupero peculiare proprio delle varie, sia nell'arredo, quindi con vedete le piccole, delle antiche già lenzuola, delle coperte che sono state veramente recuperate da abitanti molto anziani, e anche dal chiodo che è stato utilizzato per la ristrutturazione. E sembra veramente essere ospiti in quell'albergo diffuso, sembra veramente fare un tuffo nel passato e rivivere un pochettino quelle che sono quelle atmosfere. E quindi che vivere anche quella storia. Pochi anni fa, 4 anni fa, anche la Treccani ha dato la definizione, quindi la definizione di una struttura che fa un po' il sunto di tutto questo che ho detto fino adesso, cioè una struttura ricettiva turistica caratterizzata da una dislocazione degli ambienti in più stabili, distribuiti orizzontalmente, un territorio delimitato, quindi poi vedremo, sono diverse normative. Diciamo che dai 300-500 metri racchiudono quello che sono le unità abitative, in genere di un piccolo centro urbano, coordinati da un ufficio centrale. Questa è la cosa molto importante, comunque, che tutti questi stabili siano centralizzati, che gestisce le operazioni di prenotazione e servizi comuni. L'albergo diffuso, ricavando il locale all'interno di edifici preesistenti, ristrutturati e valorizzati per la finalità di accoglienza turistica, contribuisce al recupero del patrimonio materiale e culturale dei territori in via di spopolamento. Non è un mistero che molte di queste realtà, l'albergo diffuso è nato in Friuli proprio a seguito anche di quello che era il fenomeno del terremoto, dove ci sono state quello che era quindi un'azione anche regionale, nazionale, di quello che era il recupero delle abitazioni che altrimenti erano in rovina, e per frenare anche quello che era lo spopolamento. Da lì, da quegli interventi, poi pian piano che sono partiti a Friuli, ma che poi si sono visti in altre regioni d'Italia, purtroppo colpiti anche da queste calamità, si è deciso di, ok, non facciamo solo un discorso di quello che è un recupero di case, che può essere un discorso di affittacamera o casa vacanza, ma diamogli un valore aggiunto, caratterizziamoli, diamogli un'innovazione dell'offerta turistica. E quindi poi dal 2005 poi, insomma, si è cercato di, con l'intuito del professor Dallara, il presidente dell'associazione, si è ideato e montato su quello che è questo modello ricettivo Made in Italy. E quindi propone al turista un'esperienza di immersione nella vita del borgo e dei suoi residenti. Quindi adesso le caratteristiche dell'albergo diffuso sono queste. Prima di tutto, come diciamo, ci devono essere dei servizi alberghieri garantiti. Ci sono dei minimi che non si può fare a meno, che possono essere quelle che sono della pulizia quotidiana, quella dell'accoglienza, quella della colazione, dei pasti. È molto importante soprattutto la disponibilità del gestore dell'albergo diffuso. Un cliente che entra in un albergo diffuso deve sentire quello che è l'accoglienza di entrare in un albergo, come dicevo prima. È molto importante la gestione unitaria e professionale, gestita in forma imprenditoriale. Cioè, in molti casi noi abbiamo l'albergo diffuso che è nato anche da diversi titolari, ok? E anche in alcuni casi abbiamo anche misto pubblico-privato, cioè ci sono delle disponibilità di immobili sia del pubblico che del privato, sia di comuni che di imprenditori, di privati. L'importante è che questa gestione sia unitaria e professionale. Lì dove c'è un titolare unico che dispone di immobili è facile, quindi se è lì è lui che gestisce, magari affida a qualcuno, però insomma è molto più facile. Lì dove ci sono più entità, in molti casi sono create anche delle cooperative anche di giovani. Ci sono stati dei casi dove i comuni hanno deciso di fare proprio un intervento su quello che è il paese. Alcune abitazioni che sono state anche rilevate dal comune per la messa in sicurezza e quindi la pericolosità che avevano. Alcuni privati hanno messo a disposizione loro, è stato fatto un disegno comune e ha dato anche la possibilità a cooperative di giovani di nascere e di gestire quello che era l'albergo diffuso, affidandogli quelle che sono anche una serie di accoglienza e di servizi per il turista e per i residenti. Perché è una cosa molto importante, vedremo anche dopo, che l'albergo diffuso, tutti quei servizi sono per i turisti sì, ma sono anche per i residenti.
Quindi abbiamo detto che le camere e appartamenti, ecco, le unità abitative, camere o appartamenti. Ci sono alberghi diffusi che hanno solo camere, ci sono alberghi diffusi che hanno solo appartamenti, quindi con disponibilità di angolo cottura, e ci sono alberghi diffusi che hanno un mix di queste due tipologie. Noi facendo un po' un'analisi su quella che è anche la richiesta del mercato e quello che è l'andamento delle prenotazioni dei nostri soci, vediamo che più o meno la proporzione che il mercato gradisce su quelle che sono le camere sono un 70% di camere e un 30% di privato. Questo perché in questa maniera è sempre buono averle tutte e due perché si riesce a far fronte a quelle che sono diverse esigenze. Perché capiamo bene, quello di un viaggiatore singolo per lavoro è diverso da quello di una famiglia che necessita magari di un angolo cottura anche per un discorso economico. E quindi dicevamo il centro storico, ok? Ecco, un'altra cosa molto importante è l'esistenza di spazi comuni per gli ospiti. Se non abbiamo la possibilità di avere dei luoghi di incontro tra la popolazione e il turista, pregiudichiamo quello che è la struttura dell'albergo diffuso. Spesso è la sala ricevimento. Ma dove c'è l'accogliente, dove c'è la consegna delle chiavi, dove c'è magari l'offerta del caffè di benvenuto. Però è importante anche degli spazi che possano permettere di ospitare al gestore l'anziano del paese al fine di raccontare quelle che sono delle storie. Faccio un esempio: nell'ultima assemblea che abbiamo avuto il 20 ottobre ad Arezzo, abbiamo ospitato dei giornalisti giapponesi. E loro hanno voluto fortemente un hanno chiesto la più anziana del paese, aveva 96 anni, era lucidissimo, e hanno avuto questo, c'è stato questo, li ha accompagnati in quello che era una cantina che avevano loro a disposizione, dove facevano anche degustazioni di vini, ed è stato un bellissimo momento di degustazione del vino insieme al racconto della storia di questo. Credo che nessun altro albergo poteva dare quella, certo, se poi c'era, si può sempre trovare, però la predisposizione dell'albergo diffuso a questo collocamento è molto importante. La distanza, ecco, dicevamo la distanza ragionevole, dicevo prima dai 300 ai 500, noi utilizziamo come metafora, diciamo, non si deve dare tempo al caffè di raffreddarsi dal nucleo centrale alle camere. Questo un po' per dare quella che è l'idea anche della filosofia. Come dicevo prima, tra le prime regioni che sono nate è nato il Friuli, l'albergo diffuso. Lì è l'unica situazione in Italia, essendo partiti per prima, e quindi negli anni 80 il modello dell'albergo diffuso non ancora era testato. La regione aveva permesso anche la nascita di alberghi diffusi su comuni differenti. Quindi immaginate, non so, adesso nel vostro caso c'è il nucleo principale a Soleto e non so, a Galatina sono i nuclei abitativi. Se un a Galatina mi porti la colazione in camera, capite che è difficilissimo che si può fare, ma probabilmente il caffè arriva freddo. Quindi ecco, questa è molto importante. Allora noi poi lì abbiamo fatto comunque un'opera di mediazione con quella regione, abbiamo inserito, abbiamo riconosciuto quelli che erano, se ad esempio un albergo diffuso aveva tre nuclei abitativi a Soleto e due a Galatina, abbiamo detto ok, tu fai parte dell'associazione solo con le tre unità abitative di Soleto. Dopodiché quelle di Galatina possono essere delle tue dépendance in paesi diversi, ma comunque l'albergo diffuso è quello di Soleto, può essere quello di Galatina. Ecco quindi l'ambiente autentico, quello che dicevamo prima di una comunità viva. In alcuni casi abbiamo assistito a dei recuperi dei borghi abbandonati completamente. Lì non siamo in presenza di una comunità viva e quindi immaginiamo come se entrassimo in un villaggio turistico, no? Dove c'è solo quello. Quindi noi parliamo di villaggio albergo, non è un albergo un villaggio diffuso, non è un albergo diffuso, perché non dispone di quello che è questa interazione. Come andare appunto in un villaggio turistico, oppure in alcuni di quegli outlet che recuperano in dei borghi dove fanno un po' quello, no? È uno stile gestionale integrato nel territorio, quindi una cosa molto importante e molto caratteristica degli alberghi diffusi è proprio questa, che
grazie a questa forte relazione che c'è col territorio, abbiamo ogni albergo diffuso è diverso dall'altro, ogni albergo diffuso offre un'esperienza di vita nel borgo differente dall'altro. Era una delle cose di non secondaria importanza, che è un fenomeno made in Italy. L'albergo diffuso, noi stiamo lavorando anche molto con l'opera di internazionalizzazione del modello. Nell'ultima assemblea, oltre dei giapponesi, sono state anche delle delegazioni croate che hanno aperto un albergo diffuso in Croazia. Da 2 anni la nostra associazione è diventata internazionale perché si sono associati un albergo diffuso spagnolo e un albergo diffuso croato. Loro, di fuori delle loro camere, della loro reception, hanno la scritta albergo diffuso, senza traduzione. Quindi noi abbiamo questa pretesa di esportare, come abbiamo importato il modello del B&B, qua andiamo ad esportare quello che è il modello dell'albergo diffuso. Nella rassegna stampa che ho portato internazionale, sono tutte, cioè nell'ultima parte, è molto bello vedere un articolo del giapponese dove sono tutte scritte in giapponese, le uniche parole che si leggono sono quelle di albergo diffuso, dove serve di 60, dall'ARA, quindi quello che era. E sono testimonianze di come si sia arrivato a un bel livello di notorietà anche al di fuori dei nostri confini nazionali. National Geographic, il New York Times. E una cosa molto importante che ci tengo a sottolineare, nessuna di queste è stata un'operazione commerciale, nessuna di queste è stata un'operazione finanziata. Sono state tutte operazioni spontanee dovute semplicemente al fatto della crescente notorietà dell'innovazione dell'albergo diffuso. La nostra associazione Alberghi Diffusi è un'associazione di volontariato, quindi che non ha mai avuto finanziamenti pubblici o si basa semplicemente per le quote dei singoli soci, e quindi è un bel risultato che è difficile da raggiungere per un'associazione di volontariato. E quindi luttiamo molto sul discorso di non tradurre quello che è. Adesso facciamo un'analisi SWOT. Vorrei anche fermare nel momento in cui ci sono domande, perché avrei piacere se qualcuno magari avesse domande. Bene. Così intanto abbiamo cominciato. Allora, la prima domanda è riguardo proprio alla nascita di questi alberghi diffusi. Abbiamo detto che ci può essere una committenza tra pubblico e privato, o solo privato. Ecco, nei casi che avete osservato voi, si parte da un piccolo passo, magari con poche unità abitative, semplicemente coinvolgendo i proprietari di queste unità abitative, o rilevando queste unità abitative per gestirle? Una risposta precisa non c'è, nel senso che dipende proprio dal luogo, dipende dall'esigenza del posto. Facevo prima l'esempio: nel momento in cui, se il paese ha una parte storica che rischia veramente di crollare, lì il comune ha dovuto fare un'azione forzata anche di recupero di appropriarsi, di esproprio di quelle. Allora, in quel caso lui l'esproprio, ok, però dopodiché, siccome sappiamo in che situazione vertono le casse dei comuni, non è che hanno la possibilità di investire. Allora lì è stato fatto, il comune ha dovuto per forza prendere e mettere in sicurezza in alcuni casi, facendo il caso di un paese di Ripa Limosani, si chiama, provincia di Campobasso. E dopodiché però ho detto, ok, io più di questo non posso fare, ho bisogno adesso dei privati che mi aiutino se vogliamo fare qualcosa. Allora è stato fatto un bando pubblico, sono stati messi insieme lì, il comune ha detto io non posso anche, cioè, non, ha detto io non esco fuori del tutto, cioè, nel senso comunque ho piacere di, c'ho un bel palazzo ducale, ho piacere di darlo a chi gestirà questo albergo diffuso per dare quella che è la reception, quella che è dare il presidio turistico. Okay, perché molto ok, tu mi gestisci l'albergo diffuso, poi ci sono le trattative, no? E il disegno che il comune, in questo caso, che il comune che ha rilevato, vuole dare, l'impronta che vuole dare. Come dicevo prima, il servizio non solo per il turista, ma anche soprattutto per il residente. Quindi il fatto che ci sia un albergo diffuso, ci sia un presidio turistico è importante anche per il visitatore, per il semplice escursionista delle 24 ore, che non deve necessariamente pernottare. Perché spesso anche nei spazi comuni, in questo palazzo ducale, quindi c'era la reception, c'era anche una sala convegni,
okay, che può essere utilizzato dall'albergo diffuso e dal comune, ci può essere quello che è un discorso di biblioteca in alcuni casi, cioè una biblioteca che è servizio di ambo due le parti, un internet point. Quindi questo. Poi ci sono altri casi, magari che invece ci sono. C'è chi, un imprenditore privato, ha disponibilità delle case sue, va dal comune e dice: io sto facendo degli esempi di pubblico-privato, che ci sono stati, e dice: mi dà la possibilità di avere questo presidio turistico, di darmi la possibilità di avere delle opportunità per ampliare i servizi del mio albergo diffuso, la gestione di un parco, c'è cioè un parco abbandonato, il comune me lo prendo io come privato perché posso farci di quelle che è un discorso di escursioni, di trekking, un discorso di ci posso fare la piscina, ci posso fare. Quindi questo è stato un altro caso. C'era un parco abbandonato, parco fluviale, c'era un parco abbandonato e te lo recupero io come privato a mie spese, mi ci faccio dei sentieri, la raccolta del tartufo, cioè faccio le simulazioni, quelle no, che si fanno a volte perché poi molti si caratterizzano soprattutto su quello che è l'enogastronomia, i prodotti tipici. Quindi un po' sono per quello ci sono tante situazioni, c'è da studiare, c'è da fare un vero e proprio studio di fattibilità su quello che è il territorio di riferimento, capire quelle che sono che sono i presupposti che ci sono e vedere di questo per quanto riguarda il pubblico di. Poi il privato è ovvio, un privato può fare quello che vuole, quindi lì è il caso più semplice. Magari ha la disponibilità di 8 unità abitative. Mi piace l'idea dell'albergo diffuso, lo faccio domani mattina. Non è un problema. Sì, come? Ci sono dei casi in cui si sono create delle partnership tra l'ente gestore principale e i proprietari delle case, o i proprietari entrano all'interno dell'ente? Allora, ci sono sia tutte e due. C'è stato sia delle cooperative. Si è nata una cooperativa che ha fatto si sono messi insieme. Ogni proprietario ha confluito il suo nucleo abitativo, quindi hanno fatto questa cooperativa insieme. La forma è affitto uso gratuito, se non sbaglio, e dove poi in base alle percentuali, la ripartizione della percentuale dell'utilizzo delle camere. Ma c'era anche un accordo tra privati e cooperative, oppure, oltre che tra vari, cioè c'è un privato, cioè un privato che è il nucleo più grande, che però ha disponibile, magari da solo ha solo 2 unità abitative e ha solo 5 camere. Per essere albergo, in molti casi, siccome l'albergo diffuso è struttura alberghiera, deve avere necessariamente per legge minimo 7 camere. Lo dico da solo, io non ce la faccio, ho bisogno del tuo aiuto. Allora mi dai questo affitto, questo contratto di affitto gratuito, oppure sono due che si mettono insieme, insomma. Possono essere tante. Vado avanti? Ok. Quindi l'analisi SWOT, i punti di forza. Quindi abbiamo detto i punti di forza, quindi sono sicuramente l'ospitalità originale del Made in Italy, mo' che devo rompere il film computer, che non si costruisce, un'esperienza autentica e un motore di sviluppo territoriale. Perché questo è molto importante, cioè investire in un albergo diffuso non significa investire solo nella struttura alberghiera. Io lo scorso lunedì sono stato a Perugia, nella regione Umbria, dove ho subito un forte attacco da parte delle varie associazioni di categoria, dei vari alberghi. Perché dicevano, no, beh, nella gestione di risorse, quando ci sono delle poche risorse da gestire, è sempre. Allora ho detto. Per un albergo diffuso non è necessario che voi finanziate l'albergo diffuso. Per un albergo diffuso e per un gestore, magari il comune si impegnasse esclusivamente a un decoro urbano di quello che è il paese. Cioè investire per un comune, investire in delle panchine sistemate di legno, dei fiori distribuiti per il paese, nella semplice accessibilità, nella segnaletica stradale, in tutte queste cose che appartengono, in un piano regolatore del comune che prevede nel genere del centro storico il colore delle pareti tutti uguali, è fondamentale. Perché magari io ho un bellissimo albergo diffuso, sto molto attento a quelle che sono, e poi a fianco mi ci trovo un hotel, non un hotel, una casa ristrutturata con dei colori fluorescenti e un pugno nell'occhio. Quindi questo è molto importante dire, che oppure la stessa cosa, questo per quanto riguarda la struttura, ma l'altra cosa è anche una bottega artigiana.
Cioè, se il comune mi fa un incentiva, parlo sempre del comune, però se ci sono altri privati che vogliono investire in quello che è in una bottega artigiana della traduzione, non so adesso qua qual è uno dei prodotti tipici dell'artigianato, può essere la ceramica, ferro battuto, bravissimo, allora, può essere il ferro battuto, quello è una ricchezza per me che sono gestore dell'albergo diffuso, perché mi permette di fare tante cose in più, oltre alla visita della tua bottega, può essere anche prima di tutto di permettermi anche di arredare le mie strutture con quelle del tuo ferro battuto. Come può essere anche quello di organizzare quelli che sono dei laboratori di lavorazione su queste cose, soprattutto il turista straniero, ne va pazzo, ne va pazzo. E quindi ecco perché è un motore di sviluppo territoriale, per non parlare poi di quelle che sono le cantine vinicole, le visite aziendali, che ormai già siamo collaudati, le fanno un po' Perché tutti. guarda il ritorno al passato. Esatto, ritorno al passato, ma tutto quello che riguarda proprio la storia, tutto quello che riguarda proprio il territorio, passato e presente. Il presente può essere quello di una cooperativa di ragazzi che decide di fare un gruppo di guide certificate che fanno escursioni naturalistiche all'interno o accompagnamento se invece nel territorio. Questa è una ricchezza per me che so a cui affidare un gruppo di persone che mi viene. Quindi non solo passato, ma anche servizi di attualità. Ci sono dei punti di debolezza. I punti di debolezza ovviamente sono, prima di tutto e soprattutto, quello di una mancanza di una legge quadro nazionale. Tra i primissimi lavori che abbiamo dovuto fare come associazione nazionale è stata quella. Quando è nata l'associazione nel 2006, solo due regioni d'Italia avevano una normativa, quindi il Friuli e la Sardegna. Oggi ce l'hanno tutte. Quindi in meno di 10 anni, ma soprattutto dall'inizio, il lavoro che abbiamo dovuto fare come associazione nazionale è dialogare con quelle che sono le istituzioni e il dire è nata l'associazione, esiste, abbiamo collaudato un modello ricettivo, ci sono due regioni, perché non le fate anche voi? Siamo disponibili gratuitamente ovviamente a darvi un aiuto. Questo perché? Perché non essendoci appunto una legge quadro si poteva rischiare, come si è rischiato, e ci sono stati dei casi, di avere proprio da parte delle regioni il riconoscimento di una forma di albergo diffuso che non era assolutamente l'albergo diffuso. C'è chi ha chiamato albergo diffuso centri di raccolta immigrati, che è gravissimo, oppure chi ha chiamato albergo diffuso dei villaggi turistici, che è gravissimo. Cioè non, perché immaginate anche la confusione che si crea nel mercato turistico. Come si fa, io turista che voglio andare in un albergo, mi trovo benissimo in un albergo diffuso della Puglia, vado quello del Friuli e trovo una cosa completamente diversa. Quindi un danno non solo per le strutture, ma è un danno proprio per il mercato turistico. E quindi questa è una cosa molto importante e anche delle diseconomie gestionali dovute a questo, perché molte regioni non hanno. Molte regioni hanno la legge, ma non hanno ancora il regolamento attuativo, quindi è come se la legge non ci fosse. Quindi per essere alberghi diffusi sono costretti ad operare e registrarsi in maniera diversa, cioè nelle varie PT, le camere di commercio, nell'albo dove si devono registrare, non possono registrarsi come albergo diffuso. E allora cosa devono fare? Devono registrarsi in tipologie diverse, può essere B&B, può essere affittacamere, casa vacanze, e ognuna di queste unità abitative deve registrarsi in questa maniera. Faccio un esempio, anche la nascita di alberghi diffusi è differente dal livello strutturale, però immaginiamo c'è un B&B che è nato come B&B 50 anni fa, poi successivamente ha aperto altre piccole unità abitative, ci cioè ha fatto un affittacamere, una casa vacanza, quindi in quel caso lui deve ha il suo nucleo principale registrato come B&B, poi ha l'altra casa registrata come affittacamere, un'altra casa come casa vacanza. Quindi anche poi a livello di promozione si promuove come unica entità, albergo diffuso, locanda Alfieri, parlo locanda Alfieri di Termoli, io sono di Termoli, locanda Alfieri di Termoli ha questo B&B che è il centrale, è l'assoluto principale, e poi ha varie cose. Una camera di commercio è registrato B&B, affittacamere, casa vacanza e tutto. Però si promuove come albergo diffuso locanda Alfieri. Immaginate però i costi di gestione di questa operazione, cioè io devo fare 5 all'ACNEL, 5 allacci, cioè i propri costi fissi sono tutto per 5, immondizia per 5, e quindi sono più costi maggiori rispetto a se avessi una sola entità.
Le opportunità sono valorizzazione e tutela del patrimonio immobiliare locale, quindi abbiamo detto che può essere proprio un'opportunità per il territorio. Valorizzazione del tessuto economico locale, quindi per i servizi primari e complementari che dicevamo, il ferro battuto piuttosto che della bottega proprio artigiana, ridare vita ad un borgo, quindi aumentare l'occupazione locale. Santo Stefano di Sessanio, forse. È quell'albergo diffuso che qualcuno conosce perché è l'albergo diffuso più conosciuto al mondo, perché c'è un investimento forte del privato lì, che era quello che dicevo, che ho fatto vedere prima delle coperte. No? E lui prima, quando ho aperto, erano 30 abitanti e non c'era niente, era proprio recuperato, era un paese molto antico. È un paese molto antico ed è stato anche tra l'altro l'epicentro del terremoto dell'Aquila, quindi e le sue strutture hanno rette tutte. Quindi noi parliamo di un recupero ecosostenibile, attento a quello che è. Mentre le altre case, l'antichissimo campanile che era al centro della piazza, è crollato purtroppo. Quindi c'è questo aspetto, sia del discorso del recupero attento alle tradizioni, ma ecosostenibile. E ha permesso anche la nascita di tante attività parallele, quindi sono stati dei ragazzi che hanno preso la certificazione della guida, ci sono state delle botteghe, adesso la popolazione ha superato i 100 abitanti, certo, non è tanto, ma voglio dire, dai 30 che c'era, ha comunque invertito la tendenza e molto probabilmente questa tendenza è destinata a crescere. E quindi cresce con tutte quelle che sono poi anche delle problematiche. Lì è molto importante anche avere un ottimo dialogo con i residenti. Le minacce quindi sono l'applicazione errata di quelle che sono delle leggi regionali, a causa se sono fatte male. Abuso della definizione del termine albergo diffuso, considerando che l'albergo diffuso è il fenomeno innovativo nel mercato, poi vedremo dei premi che sono stati ricevuti a livello nazionale e internazionale, molti dicono, è una bella cosa, anche se ho un semplice affittacamere, ma mi chiamo io, anche io, albergo diffuso, tanto non c'è una normativa che me lo vieta di fare, visto che non è riconosciuto ancora, allora lo faccio. E questo è pericoloso, perché si creano dei falsi alberghi diffusi, che mi creano anche confusione nel mercato. E la nascita dei borghi, come dicevo prima, dei villaggi turistici, magari sono anche delle azioni di recupero, anche a livello commerciale, dicevo prima, dell'outlet, che lo chiamano albergo diffuso, ci sono stati questi casi. Infatti adesso dopo faccio vedere anche come aderiscono le nostre strutture all'ADI, noi siamo molto attenti a quella che è una valutazione sia ad ESC, ma anche sul territorio, anche con inspection, su quelle che sono le realtà, per dare l'ok all'iscrizione alla nostra associazione. Principi filosofici. Qualche altra domanda? Come contrastate il fenomeno dei falsi alberghi diffusi? Prima di tutto non ammettendoli all'associazione, qualora ci fanno richiesta. Dopodiché, se c'è una normativa con un regolamento approvato a livello regionale, noi non facciamo denunce, non facciamo, ci mancherebbe altro. Però, poi sono i nostri soci territoriali, sono gli ambasciatori dell'albergo diffuso sul territorio, quindi sono loro stessi che fanno opera di tutela, in che modo? Magari invitando l'albergatore a cambiare nome, guarda che potresti essere multato perché non sei un albergo diffuso, ok? Questo nel caso in cui c'è la normativa. Nel caso purtroppo invece in cui la normativa e il regolamento non c'è, non puoi fare niente. L'unica cosa che puoi fare è una pubblicità ingannevole quella che possono causare loro. L'unica tutela che tu puoi fare è quella di non riconoscerli qualora ti fanno domanda di iscrizione. Questo. Per fortuna è una cosa che sembra poco, ma non lo è, perché comunque essendo l'unica associazione nazionale ed essendo la notorietà importante dell'associazione, tutti i nostri canali, anche di promozione, se vai su Google, metti albergo diffuso, è difficile che ti esce la singola struttura. Anche se investi tanto, cioè beh, uno mette tantissimi soldi, esce poi primo su Google, però. Altrimenti a livello dei motori di ricerca normale, non drogata, è difficile la tua struttura viene subito conosciuta, ma c'è prima il discorso di associazione, il discorso del professor Dallara, abbiamo tutta una serie di molto attiva l'attività sui social,
sia su Facebook, Pinterest, Twitter, sul veramente su dove vediamo, sono tanti i canali. Quindi viene praticamente oscurato se non si. Puoi mettere anche più diffuso, puoi avere un qualcosa a livello locale, ma a livello poi nazionale ed estero sei comunque oscurato. Allora, i principi filosofici. Allora, una cosa molto importante, che poi ho dovuto dire anche a Peruccio lì, è che l'albergo diffuso non è concorrente assolutamente a quello che può essere né l'hotel e né la microcettività. Della microcettività abbiamo detto che uno offre servizi a bere, l'altro no. Magari chi non. Molti viaggiatori possono preferire andare in affittacamera, una casa vacanza, anziché il discorso dell'albergo diffuso, perché non hanno bisogno dei servizi alberghieri, semplicemente perché magari sono dei parenti del posto, mica hanno bisogno di andare, va benissimo quello. Di norma sono anche più economici rispetto a alberghi diffusi, quindi va benissimo. Però una cosa molto importante è l'albergo. Allora, la cosa molto importante sottolineare è che molti servizi. Che un albergo chiede, no? Non sono presenti negli alberghi diffusi. Oppure dico un'altra cosa: il borgo, spesso ci troviamo in borghi che hanno dei dislivelli, quindi devi fare la salita, qualche scaletta, non ci sono gli ascensori, devi fare ti devi spostare dal nucleo principale alla tua unità abitativa, magari devi fare 200 metri a piedi. Queste cose negli hotel classici sono dei disservizi, cioè per il viaggiatore che ama andare negli hotel classici. Sono dei disservizi, quindi è difficile che vada in un discorso di albergo diffuso. Chi vuole solamente ha bisogno dell'hotel perché è sicuro di avere dei comfort, come noi diciamo, come in un acquario all'interno di un'unica unità, di un'unica struttura verticale, ama andare lì e va lì, non viene in un albergo diffuso. Quindi reputiamo di target di clientela completamente diversi, per non parlare poi del numero. È ovvio che un albergo diffuso difficilmente può ospitare dei kraal, dei grandi numeri vanno su quelli che sono il turismo di massa, va sugli hotel, non viene sugli alberghi diffusi. Questa è una cosa che diciamo sempre con forza, perché purtroppo siamo soggetti in molti casi a degli attacchi forti da parte delle lobby alberghiere che sono molto forti, ovviamente. Che ad esempio in Umbria attualmente ci troviamo in questa lotta, tra virgolette, che loro non vogliono, c'è una legge, ma non vogliono fare il regolamento perché altrimenti, insomma, hanno paura che, sempre perché, anche perché, di quello che dicevo all'inizio, che c'è una tendenza a livello nazionale di chiusura degli alberghi, perché anche a livello di costi gestionali, l'albergo ha dei costi fissi molto alti. Immaginiamo un albergo su 7-8 piani di livello, 7 piani, c'ha più costi, deve accendere la luce, deve accendere per tutto, non è che accende solo un piano, ok? Mentre per quanto riguarda un albergo diffuso, io nel bassa stagione che non ho richiesta posso tenere aperto anche solo due unità abitative, non ho bisogno di tenere aperte e pagare il riscaldamento per dire di altre tre. Ok, unità abitative, anche i costi fissi, io ho solo due persone, magari in moltissimi casi l'albergo diffuso è familiare, gestione familiare, quindi non ho bisogno di, solo nel periodo di alta stagione dove lavoro a regime, ho bisogno magari di prendere personale extra. Ecco, queste sono delle cose che favoriscono se un imprenditore, poi sono tutte le considerazioni che poi vediamo più magari nello specifico, mi piacerebbe qualcuno di voi poi anche dopo nel laboratorio, però è questa, cioè la scelta anche imprenditoriale. Là bisogna capire dove ti trovi. Se stai in una località dove c'è il turismo di massa, tu probabilmente hai bisogno dei numeri e se devo investire, investo in un albergo. Lì dove invece io non posso puntare sui numeri, ma ho bisogno di puntare su quella che è tutt'altro, che è la filosofia che abbiamo visto prima, che abbiamo visto prima le caratteristiche, punto sul discorso albergo. Quindi questa è una cosa importante, e quindi quello dicevo di disservizi. Poi diciamo, può essere un gestore di un albergo diffuso se dai un significato diverso alle terminologie classiche che si studiano su tutti i libri di marketing turistico si studia, insomma, il discorso del turismo, ci sono delle concezioni che noi rivediamo. Soggiornare, abitare, cioè quello che dicevamo prima. Noi soggiornare non significa dormire in un albergo, dormire in un albergo diffuso significa soggiorna abitare nel luogo del posto, del paesino, quindi nel vivere quelle che sono le peculiarità del borgo. L'albergatore stesso, gestione familiare, in molto caso è un residente del borgo. Ospite
La parola ospite, noi in Italia abbiamo questa predisposizione che è origine latina. Con la parola ospite noi definiamo sia l'albergatore e sia il turista che viene. Quindi, questo l'albergo diffuso ne fa forte di questa concezione, della parola ospite intesa. Io sono io albergatore che ti accolgo come se fossi ospite, come se fossi abitante del borgo. Dove c'è questa doppia, quindi, questa interazione tra il concetto di turista e di residente. Perché dei servizi che il turista mi chiede sono anche quelli che mi chiede un residente. Poi a livello strutturale abbiamo detto la hall dell'albergo, in molti casi è la piazza del paese. I corridoi dell'albergo, come ho detto prima, sono i vicoli dell'albergo, la zona bar dell'albergo può essere il stesso bar o circolo del paese. Ci sono degli ospiti di alberghi diffusi. Abbiamo fatto un reportage che passavano. Erano venuti per visitare il posto, passavano la giornata a giocare a briscola nel bar quello vicino a dove c'era l'albergo diffuso, perché loro amavano giocare non per il gioco della briscola, ma perché c'erano dei personaggi che erano cabaret e quindi loro amavano stare con loro. Questo che dicevo soprattutto dei libri. Il pacchetto turistico, cioè un albergatore di un albergo diffuso non vende un pacchetto turistico, non deve sforzarsi a costruire chissà che, deve rendere accessibile e fruibile l'esperienza del borgo, di vita di un borgo, deve dare quello, deve dare la possibilità di vivere al turista quello che è il borgo, non deve inventarsi niente, non deve costruire niente. È una cosa molto importante, molto forte soprattutto nel nostro sito. E la guida turistica. La guida turistica, per noi il concetto di guida turistica è sorpassato dal concetto di narratore del luogo. Non può non esserci all'interno di un albergo diffuso, in molti casi, come dicevo, soprattutto in quelle gestioni familiari, è il gestore, ma non può non essere un frutto del suo territorio, cioè quello che può accompagnare, quello che può indicare, o accompagnare fisicamente, ma anche semplicemente indicare dove poter comprare e degustare la mozzarella che ha mangiato magari a pranzo o poi dove andare in quella bottega, oppure quindi narrare proprio il luogo sia nelle sue peculiarità, nei suoi servizi, ma anche nella sua storia. C'è un albergo, poi magari se abbiamo un po' di tempo dovete anche farvi vedere qualche video di qualche struttura dove c'era l'albergo diffuso al vecchio convento, che nell'accompagnare in quel caso il giornalista a far vedere la sua struttura. La sala ristoranti era un vecchio convento, la sala ristoranti era dove c'era il convento, oppure la sala ristorante, la cucina era dove c'era la cappelletta, cioè quindi era e anche il narrare quella che era la storia del luogo. Dal business del turismo al business dell'accoglienza. Questa è la cosa proprio fondamentale. I valori aggiunti sono questi. Sapere ascoltare, capire, rispettare e soddisfare quelli che sono il turista. Questo è il nuovo business che caratterizza e è il vantaggio competitivo di quello che può essere un albergo diffuso. Ed è quello che poi adesso il turista di nuova generazione chiede. Come dicevo prima, gli alberghi diffusi sono tutti diversi. Non esiste un albergo diffuso uguale agli altri, perché ognuno ha la sua unicità, la sua storia, la sua anima. Si differenziano sia dal punto di vista della storia, appunto, quello è la Piana dei Mulini, è un vecchio centrale idroelettrico, questa era una borgata storica, un albergo diffuso di campagna. Ci sono il vecchio mulino d'acqua, poi centrale idroelettrica, centro di raccolta lana, colorificio, lungo il tratturo, insomma c'è tutta una valenza storica, architettura, strutture, servizi offerti, territori, tra di tutti e soprattutto persone. Ogni narratore del luogo è diverso dall'altro. Questi sono alcuni esempi. Adesso vediamo tre esempi di alberghi diffusi. Questo è il borgo di Semproniano in Toscana, 590 metri sul livello del mare. Allora, questo nasce da tre proprietari diversi, tutti e tre privati, e loro lavorano molto su quello che è la produzione dell'olio e del vino. Caratterizzano quello che è la loro produzione e hanno per questo una percentuale di clientela maggior parte italiana. Hanno 15 camere e lavorano, hanno fatto una società. Sono tre persone, hanno fatto un'unica società e incentrano molto su questo. Fanno anche delle visite, proprio delle raccolte per gli ospiti, fanno molto su questo tema.
Sextanti, abbiamo detto prima, questo invece nasce da una società privata unica. Lui lavora metà italiano e metà straniero come clientela. E lui ha puntato e caratterizzato molto sul discorso storico medioevale. Cioè, veramente è una di quelle strutture dove sembra di fare un tuffo nel passato. 29 camere, dimensioni più grandi. Questo è il vecchio convento che vi dicevo prima. Ah, queste cartine che sono a fianco sono quelle che sono nella parte rossa sono indicate le reception, la parte arancione quelle che sono dei ristoranti, la parte blu quelle che sono invece i nuclei abitativi. Questa invece è conduzione familiare e ha forte caratterizzazione straniera, perché è molto sul discorso della scuola di cucina. Ricerca del tartufo, una zona ovviamente siamo in Emilia, molto caratteristica per il tartufo, ha 20 camere e è veramente un bel riscontro dal punto di vista dei turisti stranieri, soprattutto svedesi, quindi quelli della Scandinavia. Adesso andrei con l'associazione. Qualche altra domanda? Vado avanti. Allora, come dicevo prima, l'associazione, dimmi. A quanto ho capito è più importante forse l'esperienza che si offre al turista che la struttura stessa, in un certo qual senso. Se non la si vuole inquadrare la figura dell'albergo diffuso come a Sextantia, se non sbaglio, sì. Nella valorizzazione e ripresa di tutti quei particolari che ci fanno fare quel tuffo nel passato, magari in un borgo che non ha il centro medievale o che non ha quelle particolarità che lo caratterizzano rispetto agli altri, si può puntare più sulle esperienze che si offre al turista. Esatto, esattamente, esattamente. È inutile nascondere che non tutti i territori hanno vocazione turistica. Poi lì, non tutti i territori hanno vocazione turistica, ma tutti i territori hanno una storia. Bisogna saper raccontare. Vabbè, voi proprio sì, visto proprio il salendo in generale, siete solo di arte e storia che avete, una bellissima, è un bellissimo potenziale albergo diffuso sicuramente, anche nel numero basso di abitanti che ci sono, e perché più si è in un'entità piccola e più si favorisce quella che è il contatto. Certo, in quel caso, a meno che tu non voglia, hai fatto l'esame di Santo Stefano, lì è proprio veramente un posto a parte sperdutissimo, cioè è accessibile anche difficilmente, cioè sono proprio delle stradine tipo anche mulattiere per arrivare su. Poi sono andato 7-8 anni fa, per farsi quello che hanno aggiustato nel frattempo. Però lì tu vai, lui c'ha un grande canale, il 50% dei segni che c'ha sono americani. Non è che ci stanno gli americani, e lui, tu vuoi andare là, cioè non è zona di passaggio, tu vai lì perché sai che c'è una persona che ha fatto un investimento pesante, importante, di rilievo, di predisposizione al passato di quella cosa. Allora, l'associazione nazionale, come dicevo, è nata a seguito di un raduno che è stato fatto a Rimini, una fiera europea, dove si sono incontrati dei primi alberghi diffusi, dei primi gestori, anche dei primi sindaci che ospitavano gli alberghi diffusi. È nata quindi a seguito di questo raduno e la missione dell'associazione è proprio quella di promuovere e sostenere lo sviluppo degli alberghi diffusi in Italia, tutelando l'immagine, la reputazione, presso le istituzioni pubbliche, quello che ho detto prima, tra le primissime azioni è proprio quello di parlare con le regioni, la stampa e il sistema intermediario di domanda turistica. Tutto questo è stato fatto partecipando, non tipo a fiere, abbiamo partito forse solo a una perché ci hanno proprio invitato, ci hanno detto vediamo uno stand, per favore venite a Milano, alla BIT di Milano nel 2000, se non ricordo, 2008 mi sembra. Però diciamo, non prego. No, io volevo chiedere in che modo l'associazione appunto promuove e sostiene, cioè nel concreto, sì. Come l'associazione poi fa, no? Cioè fa arrivare l'idea di albergo diffuso e promuove anche a livello turistico l'albergo diffuso. Sì, allora, sicuramente tra le primissime, allora, c'è stato anche, l'associazione ha avuto anche nei momenti suoi storici delle tipologie di azioni diverse. All'inizio
c'è stato prima di tutto la promozione, non poteva non passare per il pubblico, ovvio, poteva per forza andare lì. Dopodiché è stata data molta forza agli stessi imprenditori locali, cioè è stata data molto, noi siamo è un'associazione molto viva, si riunisce 3 volte l'anno, che non è semplice, per non è poco per un'associazione di livello nazionale avere, per chi lavora nel turismo sa che tipo levando l'estate, perché tu l'estate lavori fondamentalmente, perché però insomma maggior parte, quindi incontrarsi 3 volte all'inizio dell'anno, entro nella prima, nei primi 6 mesi, fine maggio, poi ottobre, novembre, e che c'è sempre una viva partecipazione, e si fanno molte azioni, si punta molto su fare azioni di network, si punta molto su fare azioni di rete, sia nella promozione insieme di quella che è della forma dell'albergo diffuso, sia anche nello scambio di know-how nelle varie informazioni gestionali, perché essendo una formula turistica nuova, c'è anche all'inizio, c'è anche come ci comportiamo, tu come ti comporti, c'è uno scambio anche di clientela. Noi abbiamo fatto tra le prime iniziative di promozionale, è stata fatta nel 2007 il passaporto degli alberghi diffusi, erano le prime 40 strutture, 35-40 strutture, dove c'era il passaportino, si faceva un... permetteva al turista di avere una scontistica del 10%, andava lì, mettevi il timbretto, la firmetta, avevi il 10% dello sconto, più avevi un souvenir, un regalo all'arrivo, poteva essere anche un semplice, appunto, una bottiglia di vino, oppure... Okay. Quindi si punta molto su quello. Ogni anno è stato fatto, a livello di azioni di proprio materiale, è stato fatto il catalogo. Siamo partiti nel 2008, 2007, abbiamo aspettato di arrivare a un numero 20-30 strutture, si è partiti subito, nel giro di un anno o due si siamo arrivati a 35 strutture, quindi ci ha permesso di fare un catalogo, e quindi pian piano questo catalogo, una volta appunto all'inizio siamo andati anche a qualche fiera, però semplicemente anche divulgando in maniera attraverso proprio la rete che era quella degli stessi alberghi diffusi, quello che era il catalogo, ed è stato veramente il passaparola, quello che è uno dei strumenti più importanti e forti. Il catalogo, l'azione più forte è stata fatta quella lì alla BIT, è stata fatta una conferenza stampa, poi siamo arrivati abbiamo fatto un'operazione con il Touring Club Italia, che abbiamo fatto, vediamo la data esatta, l'abbiamo fatta e finito di stampare nel 2011, abbiamo fatto questa azione, il Touring Club, abbiamo fatto un accordo, abbiamo spostato anche la sede legale a Milano, Corso Italia 10, e abbiamo fatto una conferenza stampa presso la loro sede, e quindi comunque questa guida è presente in tutte le librerie d'Italia. Quindi si può acquistare in tutte le librerie d'Italia la guida della casa del Touring Club. E a noi è stata un'azione, abbiamo detto, noi ti diamo il discorso di promuovere un prodotto unico, e tu niente, non abbiamo nessun tipo di guadagno, nessun tipo di ritorno, però era proprio per far promuovere e conoscere una parte, un prodotto nuovo. E dopodiché è stata fatta proprio veramente, sono stati, sembra strano, ma sono stati veramente i vari giornalisti a chiamarci, cioè noi abbiamo avuto poi la fortuna di prendere dei premi, perché poi molti sono giornalisti bravi, sono quelli che vanno alla ricerca delle novità nel mercato, quindi ci vengono a trovare e hanno dato dei premi a quello che poteva, nelle varie loro riviste, che potevano essere meno importanti ma anche importanti, e quindi l'albergo diffuso si è iniziato a far conoscere. E nella fase di progettazione e realizzazione invece di un albergo diffuso, voi partecipate come associazione accompagnando? No, no. Al momento no, ci viene richiesto, però allora al momento è un'associazione, dice, di volontariato, dovremmo eventualmente, e sarà uno dei prossimi passi, noi ci siamo dati questi step, questi obiettivi, arrivare, quando arriveremo a 100, così proprio a livello proprio, anche proprio per darsi degli obiettivi, cerchiamo, vediamo nel caso, se ci sono i presupposti, ci sono di strutturare una parte più commerciale, che può essere sia negli studi di fattibilità di quelle che possono essere albergo diffuso, ma anche quello che può essere la stessa vera e propria intermediazione, che noi non facciamo, non possiamo fare. Non abbiamo la forza di poterlo fare, ma anche le forza, non parlo di risorse economiche solamente, parlo proprio di strutture. Esatto, cioè non,
Capita, a volte lo facciamo, insomma, soprattutto per quello che potrebbe essere la realizzazione di eventi, quello lo facciamo. L'ultima cosa, il ministro Franceschini ci ha detto che vuole organizzare a livello nazionale un convegno importante con dei lavori sull'albergo diffuso. Ha detto che ci vorrebbe dare incarico a noi di fare questa cosa. Lo faremo, ovviamente. Con quelle professionalità all'interno ci sono. A parte la mia figura, c'è la figura ovviamente c'è un consiglio. Alberghi diffusi hanno un consiglio di amministrazione tecnico, e quindi che oltre alla mia persona è formata dal professor Dallara, che è docente di marketing turistico, poi c'è il Droli, che è della scuola italiana dell'albergo diffuso, c'è tutto risposto il direttore dell'associazione industriale che hanno sulla parte della realizzazione dei borghi, cioè ci sono delle professionalità all'interno che possono accompagnare. Però fino adesso è veramente un'associazione di volontariato che fa questo, che si occupa di fare rappresentanza, di fare proprio dialogo con le istituzioni, di fare promozione con i mass media e tutelare appunto l'immagine e la reputazione dell'albergo diffuso. Comunque gli obiettivi sono quindi offrire al mercato turistico nazionale un modello di albergo diffuso, perché poi quello è importante, proprio quello di anche verso l'estero. Noi abbiamo avuto a Budapest nel 2009 il premio come miglior pratica di turismo sostenibile da trasferire nei paesi in via di sviluppo. Quindi è stato un premio, e da lì è stato proprio poi ogni volta che c'è stata, noi non abbiamo mai fatto azioni di proselitismo, abbiamo mai fatto inviti, solo il primo anno abbiamo fatto delle lettere a chi già conoscevamo e sapevamo che poteva essere un albergo diffuso, e tu guarda, secondo me tu sei un albergo diffuso, hai un'altra associazione, vuoi aderire. Però spesso era un database che ci hanno dato chi conosceva, e quindi è stata una cosa spinta da chi ci conosceva, e guardate, già sappiamo che loro vogliono entrare, quindi è stata una cosa mirata, l'abbiamo fatta. Però non abbiamo mai, mai, mai fatto un'azione di scouting, di cercare soci. I soci sono arrivati sempre quando, dopo, a seguito di nostre azioni, la presentazione della guida, oppure il premio di Londra, abbiamo avuto il Global Award a Londra, il premio di Budapest, quindi quando c'è il risalto. Gli articoli su Repubblica Sole 24 Ore, che poi vedremo velocemente. Quindi, quando ci sono queste pressioni sui mass media, allora aumentano le richieste di adesione, che sono sempre, che bisogna poi stare molto attenti a valutarle. Quindi, il discorso normativo l'ho detto: disciplinare della qualità dell'offerta, promuovere iniziative tendenti a priorizzare la forma di alberghi diffusi, gestire dei servizi in comune che si può, e internazionalizzare il modello. Attività di. E stiamo, abbiamo avuto allora questo vino delle Alberghi Diffusi, abbiamo fatto 100 bottiglie, e l'abbiamo fatto a novembre dell'anno scorso, perché è stato richiesto dai soci di metterlo nelle varie bacheche degli Alberghi Diffusi come segno distintivo. Però delle richieste di marketing, di vendita su quel vino, ce ne sono tantissime. Allora abbiamo detto, anche eventualmente in futuro, quello di sviluppare quella che è una rete di vendita proprio dei prodotti, anche soprattutto nell'e-commerce, che poi è un'attività che comunque non ho detto nella promozione, poi tutta quella che c'è a livello sul web, che poi è fondamentale. Quindi i primi passi che ha fatto l'associazione: azioni di selezione e reclutamento dei vari AD, quello che dicevo prima, le azioni mirate verso istituzioni locali, promozioni spontanee verso mass media e testate giornalistiche, la divulgazione del territorio dell'idea innovativa tramite gli ambasciatori territoriali che sono i nostri soci, e quindi delle prime azioni di marketing, che tali, di guida e passaporto, che dicevo prima. Come si diventa soci? La struttura ricettiva invia alla segreteria il modulo di adesione. Allora. Non so se mi dite voi se volete fare una pausa o andiamo avanti, dite voi, eh? Volete fare 5 minuti di break? Ok, come volete, perché poi magari. Vabbè, ok, lo ci vediamo così, riprendiamo, vi faccio vedere questa la scheda. Con la pratica dell'albergo di tutti, non abbiamo anche in stampa, andiamo al bar.